Buonasera, ci siamo? Buonasera e benvenuti. Come va? Tutto bene? Un grosso, grosso saluto dal vostro Anton Pippo. So che siete già tanti e vi invito già a telefonare allo 0585 79 33 44. Ma come sapete, non sono solo, non sono solo. Chi è ritornato? Lo vogliamo vedere? Diamo uno squillo di tromba dalla regia? Eccola, ritorna Rebecca! Buonasera. Eccoti qua, sempre bellissima. Eccola qua la nostra Rebecca. Ciao Rebecca. Ciao. Ma ti vedo molto, 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 molto bene, eh? Sì. Allora Rebecca, come stai? Bene, Bene? bene. Ok, vogliamo salutare a Volevo. casa intanto velocemente le persone che ci stanno guardando perché sei mancata in Sì. questo giovedì. Volevo salutare Giovanni Fiandini. Porca miseria, come dicono a Milano. E salutiamo tutti quelli che. Che ci vedono, che ci seguono. Oh, intanto ti trovo la cartellina, intanto sono contentissimo che tu sei venuta, un grosso abbraccio da tutti quanti. Però mi permetti di salutare la Giorgia, che ha preso il tuo posto, che è stata carinissima. Giorgia, un bacio, sei stata bravissima, spero poi di riaverti in trasmissione quando questa scappa, perché poi mi ha già detto che chissà se giovedì comunque gliela facciamo pagare. Va bene, allora io direi intanto di andare a leggere velocemente quelli che sono gli sponsor di questa manifestazione che sono. Prego, Rebecca. Decorazioni e colori di Baldi Davide. Lo salutiamo, ciao Davide, ti voglio salutare perché questo studio grazie a te ancora sta in piedi, che tra l'altro è molto bello. Va bene Rebecca? È molto, molto colorato, vai. Che Fiorista Pistone Alfreda. oltretutto la Pistone Alfreda sappiamo benissimo che fa, oltre che a fare diciamo la nostra pubblicità, cosa fa la Pistone Alfreda? Fa Cosa fa? composizioni per matrimoni. Esatto, e la salutiamo, Sì, ciao salutiamo. Alfreda. Poi, Andiamo. Francini Giovannelli. Salutiamo che siamo tutti lì, tutti quanti, vi saluto. Credo che stasera ci dovrebbe essere anche niente che un po' di meno che il mio capetto Domenico. Ciao Domenico, mi auguro che tu stasera sia lì a guardare questa bellissima puntata di Gioca con noi. Va bene, vai. Impresa Edile, Edil Manfredi. Vai pure velocemente, salutiamo tutte queste persone e poi. Impresa Edile, Gatti Giuseppe, Fratelli della Bona. Ciao anche a Ivo perché lui non vuol perderci una puntata, è sempre lì sul divano a guardarci, vero Ivo? Ciao! Velocemente ancora. Ok, Impresa Edile, Neri Giorgio. vai. Manfredi Massimo, Impianti Elettrici. Sì. Multiservizi Toscana. Sì. Studio Dentistico, Dottor Fontana Matteo. Oh, a proposito dello studio dentistico, io ringrazio perché veramente lo studio è uno studio proprio di professionisti, io vi invito ad andarci che veramente sono bravissimi e poi, ora non mi potete inquadrare, ma veramente sono veramente bravi nel mettere a posto, diciamo, appunto la dentatura, eccetera, eccetera. Prego! E poi pizzeria focacceria The Wall. Ecco, questo no, mi permettete, la focacceria The Wall, Favolosa. qui tutte le sere che noi facciamo questa trasmissione, è qua, ci porta tantissima pizza, ma non vi dico com'è buona, gustosissima, ma vi dico veramente buona, al che prima di andare in trasmissione noi mangiamo, ma mangiamo anche dopo la trasmissione. Vero Sì, Rebecca? Sarà sì. ancora un pochino sporco, comunque, vai, è buonissima. Io mi fermerei un attimo, Senti. direi subito intanto di far partire le telefonate che so che ci sono già allo 0585 79 33 44 e in più anche allo 334 390 8152. Permettetemi di salutare alcune persone, intanto voglio salutare Guerino che è lì anche lui seduto. Ciao Guerino, manco ti vedo mai, ti vedo tutti i giorni, ti devo salutare anche stasera e mi permettete di salutare l'ospedale di Massa che ci stanno guardando e il reparto della medicina uomini, so che siete in tantissimi, un grosso saluto e in particolare non lo permettete al mio Biri, al mio amore che sta lavorando, che stasera non è che con me, un bacio alla mia Stefania e tutti quanti che siete all'ospedale perché è importantissimo essere in ospedale, so che voi OSS siete appunto un punto di riferimento per quanto riguarda la sanità. Va bene, ok, un'altra cosa importante, poi ti faccio parlare di un'altra cosa, anzi se vuoi prendere posto per la Cristina Bertuccelli, io voglio parlare solamente di una cosa che sabato ora vi invito tutti quanti alla PT, o meglio Sì, mi dicevo che a non ci ho detto niente. Marina di Massa.
dove ci sarà una manifestazione organizzata dal Telefono Azzurro che si chiama Ovo Quadro. Ovo Quadro non è altro che una manifestazione organizzata dal Telefono Azzurro in collaborazione con il Comune di Massa e con altre persone che poi vi dirò durante la trasmissione. Un grosso saluto alla Giovanna Guerra, responsabile del Telefono Azzurro, sabato tutti quanti, perché ci sarà questa manifestazione che si chiama Ovo Quadro, dove ci saranno dei bambini che mettono a disposizione i loro disegni, e in più c'è il pasticcere di tutta la Toscana che mettono a disposizione un uovo. E il tema di quest'anno per Ovo Quadro è Peter Pan, sulla fiaba di Peter Pan. Ecco, questo diciamo è quello che volevo dire per quanto riguarda il Telefono Azzurro. Io direi di staccare e andare un attimino su quella che è la nostra Rebecca, ecco, su Rebecca, perché voglio intanto parlare un attimino di Cristina Bertuccelli. Ha una scuola di alta moda a Massa in via Bastione e da circa 13 anni prepara studenti che poi troveranno il loro percorso lavorativo nella moda e nell'arte. E inoltre lei è una designer teatrale, artistica e figurativa. Bene, io ti faccio stare ancora là, se vuoi posare la cartellina. Intanto volevo naturalmente intanto far vedere poi quanti sono i vestiti, i fiori del vestito, quanti sono, Resta un attimino lì, intanto sentiamo che ci abbiamo a casa. Pronto, con chi parlo? Pronto, buonasera, parlo con te, ciao. Abbiamo una telefonata in linea. Ecco, intanto stiamo guardando quelli che sono i fiori, grazie al nostro amico. Dove, piano piano, li puoi rigirare piano piano così lo inquadrano tutto? Guarda, inquadratelo tutto. Perché, pronto, intanto in stessa linea, puoi parlare, Ecco. Perfetto, eccoli qua. Questo è il vestito. Oh, dovete indovinare qua, adagio così. Intanto permettetemi poi, quando ritornerete su di me, di salutare l'ospedale che mi hanno detto in questo momento che si è messo proprio all'ascolto in questo momento. Un grosso bacio a te Stefania che sei lì, e a tutto l'ospedale, a tutto il reparto di medicina uomini, non mi fate sbagliare, credo che sia così, e a tutte quelle che stanno lavorando in questo momento, va bene? Allora, hai visto il vestito? Bellissimo. Oh, lì bisogna indovinare quanti. Quanti fiori ci sono? Quanti fiori ci sono? E lì abbiamo un bellissimo premio. Ti ho fatto posare la cartellina, però mi dovresti dire adesso qual è il premio. Vai a prendere la cartellina, Rebecca. Sì. Ecco, il premio per chi indovina il numero dei fiori è la nostra un mese Rebecca, di corso di taglio e cucito. No, ti stavo parlando sopra. Adesso puoi parlare, dillo, vai. Ah, il premio per chi indovina il numero dei fiori è un mese di corso di taglio e cucito. È perfetto. In più, oltre a questo, noi abbiamo anche un premio a sorpresa che daremo poi noi al momento che ci sarà la telefonata. Allora, intanto ricordiamo quelle che sono le telefoniche, ricordiamo che sono già tante, siano già sovraccariche, che è lo 0585 793344. E in più abbiamo anche una seconda linea, che è il 334 390 8152. Da questo momento voi potete chiamare, so che siete già in tanti. Non è che volevo spiegare una cosa a casa, ma noi la troviamo sempre occupato, non dipende da noi, le telefonate sono tante e purtroppo si accavallano, come si vuol dire. Ora voi cercate, insistete di chiamare, va bene? Sì. Allora, intanto spieghiamo quello che è il gioco del poker, perché mi hanno detto ma come funziona il gioco del poker. Allora, intanto la nostra Rebecca vi fa vedere come funziona. Vai a posizionare quelle che sono le carte, così facciamo vedere anche come funziona il gioco del poker. Un salutone a tutti quanti, so che siete tanti, Guerino non l'abbiamo salutato. Ecco qua. Naturalmente queste sono le carte che verranno posizionate, poi chi chiamerà da casa avrà sua scelta da partire o dalla Rebecca o da me, e dovranno uscire fuori quattro assi. Adesso facciamo una piccola prova per far vedere. Io a questo punto c'è un asso, gira pure anche te. Ecco, a questo punto però perdi perché non sono uscite fuori i quattro assi. Però verifichiamo che ci siano. Va bene. Intanto io invito al 79 33 44 a chiamare e partire con il gioco. Ah, non abbiamo detto poi il premio di questo. Intanto per chi dovesse chiamare e vincere questo premio, io mi sposto piano piano a vedere questo bellissimo premio, che eccolo qua. È un bellissimo tavolo di legno, tutto legno massello. In più sopra ci abbiamo anche un bellissimo vetro tutto molato. Eccolo qua.
Intanto vogliamo ricordare di chi è la falegnameria. La falegnameria, il massello di Pieretti Riccardo e la vetreria versiliese di Ricci Renzo. Il tavolo è il premio per il gioco del poker. Per il gioco del poker, esatto, sì. Poi mi hanno detto cerca di dare via questo premio perché loro hanno a disposizione anche altri tantissimi premi, va bene? Pronto, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Oh, buonasera! Mi senti? Volevo giocare! Oh, come ti chiami? Silvia! Silvia, da dove mi chiami? Da Massa! Oh, che fai Silvia nella vita? Sono una nonna! Oh, quanti nipotini? Dai Silvia, nonna! No, ce n'ho solo uno! E come si chiama? Si chiama Ricky! Ricky? Ho detto sì. Capito? Ricky? È lì con te? Ricky? No, non c'è qui. Vabbè, lo salutiamo, dai. Sì, saluto. Ti ricordi come si chiama la signora? Silvia. Ah, Silvia, sì. Ti faccio vedere Rebecca che mischia le carte. Quando tu mi dirai stop, lei posizionerà poi le carte. Hai visto com'è il gioco? Stop. Rimanete sempre su di lei, posiziona le carte. Se escono fuori quattro assi, cara Silvia, ti porti a casa questo bellissimo tavolo da fumo da mettere in sala, da mettere dove vuoi. Io mi auguro che tu sia fortunata. Allora, Silvia, vuoi partire da me o dalla Rebecca? Dalla Rebecca. Rebecca, gira la carta. La prima carta? Sì. Sì. Oh, Silvia, non è che devi andare così, puoi andare come vuoi, puoi riprendere da me, puoi la quarta, posso la terza. Puoi anche saltarne una. Puoi saltare quello che vuoi. Allora, salti la seconda, vuoi la terza, la quarta, la quinta o la sesta, dimmi te. La terza. Questa? Sì. Vai. Speriamo bene. Aia, che bello, vai Silvia, mi sento che stasera sei fortunata, dai. Vai avanti, quale vuoi? Quella accanto, quella prima, l'ultima? Il 5, allora, quinta, via. Questa? Aspetta, va bene questa? Sì, la quinta. Ok, piano piano, gira. Ai, ferma lì, girale tutte velocemente. Hai visto Silvia? Sì. Ah, puoi richiamare comunque, va bene? Ciao va Silvia, bene, ciao, ritenta come dice la regia. Sì. Ciao. Allora, come vi ho già detto anche nelle altre puntate, il gioco è facilissimo, qui ci vuole solamente la fortuna. Voi dovete chiamare, fare il 79 33 44, la fortuna vi assiste, vi portate a casa dei bellissimi, tantissimi premi a vostra disposizione. Grazie comunque a tutti gli sponsor, che ringraziamo generalmente tutte le sere, che ci danno l'opportunità di fare questo gioco con noi. Allora Silvia, intanto che aspettiamo la telefonata al 79 33 44, voglio sapere dove sei stata. Mi inquadrate la Silvia quando volete. Perché dove sei stata? Io a studiare. Lo so, voglio vedere se se ne accorge. Te l'ho detto. Rebecca, stavo scherzando. Dove sei stata, mi hanno chiesto? A studiare. Intanto è arrivata una telefonata dalla regia. Mi dicono che ha chiamato un certo Riccardo. non sto scherzando. Io ho visto Riccardo che è contento che tu ci sei. Non so chi sia però. Però mi hai chiesto anche te, Riccardo, allora io ti invito a chiamare al 79 33 44, innanzitutto lei è fidanzata, vero? Silvia? Sì, okay. Sì, Rebecca. Ma perché ti chiamo Silvia? Mi è rimasta la Silvia, Rebecca, dai, smetto di scherzare. Allora, Riccardo, se ci sei, la Rebecca stasera potreste, non so, fare una chiacchierata. Io so che è stata in America lei. Non me l'ha voluto dire, sta studiando, è una bravissima ragazza, abbiamo detto che fa il classico. Scientifico. Il scientifico. Ho detto il classico perché era la telefonata famosa, ti ricordi? Vabbè, stiamo scherzando. 793344 per giocare con noi in diretta, chiamate e voi giocherete e vincerete. Ah, abbiamo anche questo premio, dopo lo facciamo vedere. Sono tanti premi, vero Silvia? Dai Rebecca. Pronto? Buonasera. Pronto? Con chi parlo? Buonasera.
Parlo con Riccardo? Sì, sei te, parlo con te. Sei Riccardo? No. Come ti chiami? Sto parlando con te in questo momento. Pronto, sei un uomo, ho sentito la voce. Come ti chiami? Ma stai parlando con me? Sto parlando con te, sì. Ma io non sono Riccardo, sono Stefano. Sì. Oh, Stefano! Da dove mi chiami, Stefano? Non da era, Marina di Massa. Non era Riccardo, eh? No, perché questa qua con questo Riccardo. Non è vero! Stefano da Marina di Massa, che fai nella vita? Sono un dipendente dell'INPS da 6 anni. Sono in pensione. Ah, che bello, no? Anche perché anch'io lavoro e ti posso dire che sono 38 anni che lavoro e mi è piaciuta l'ultima cosa che ha fatto l'onorevole dicendo che mette in prepensionamento i statali, mentre io che sono privato e che te frega, vero? Me la fai dire, no, questa qui? Voglio dire, io che sono privato, che lavoro da 38 anni, ma che fa? Invece gli statali, non è che ce l'ho con gli statali. Va bene, giochiamo. No, perché? Vai Stefano, giochiamo. Dimmi stop. Dai, giochiamo. Dimmi stop. Stop. Allora, posizioniamo le carte. Sai come funziona, vero Stefano? Sì. Allora, la carta... Certo, se escono fuori i 4 assi ti porti a casa questo bellissimo tavolino da fumo. Allora Stefano, vuoi partire da Rebecca, da me, dal centro, da dove vuoi, dal nord, dal sud, come vuoi? Noi ti diamo un numero, partendo da qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedi te. Vai Stefano. Stefano, ci sei? Stefano, è pronto? Caduta? Regia, è caduta la linea con Stefano? Stefano! Mi senti Stefano? Io Stefano non lo sento. Ah, io non posso neanche girare le carte. Stefano! Allora, io so che Stefano è sotto. Vabbè, noi aspettiamo che arriva Stefano. Tu Stefano puoi intervenire, dimmi stop quando vuoi perché le telefonate sono tante. Allora, pronto? Abbiamo un'altra chiamata in linea? Pronto, che ci abbiamo? Lasciamo Stefano e prendiamo un'altra telefonata. Questo vede il bello che ce l'ho. È tanti anni che ce l'ho, caro. Pronto? Pronto, con chi parliamo? Con Elisa. Oh Elisa, ciao Elisa, da dove mi chiami? Da Massa. Allora Elisa, velocemente, vuoi lasciamo le carte così o le rimischiamo? Lasciale pure così. Erano di Stefano, non le abbiamo toccate. Allora, da dove vuoi partire? Da Rebecca? Voglio partire da prima da Rebecca. Vai Rebecca. Oh, che bello, vai, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, quello che vuoi. La terza. La terza, quella? Ok. Sì, quella. Vai! Oh mamma mia, ma quale? È quello che vuoi, è la fortuna, lo sai, io non posso guardare questo gioco. Qui non posso proprio aiutare, La quinta. La quinta che sarebbe questa? Aspetta, sì. Sì. Va bene? Sì. Elisa, ai, Elisa. È lo stesso, non fa niente. Dai, Elisa! Sì. Puoi richiamare comunque, va bene? Perfetto! Ciao, buon divertimento! Allora, 79 33 44 oppure 390 8152 per giocare in diretta con... Pronto, con chi parlo? Pronto, già, sono Paola. Paola! Mi chiami da dove? Forte dei Marmi. Da? Forte? Sì, Forte dei Marmi. Forte dei Marmi. Allora, hai capito il gioco? Sì, mi scuso per la voce, sono un po' rauca. Guarda, anch'io sto facendo il possibile perché anch'io in questo periodo mi sia abbassata, ma non ti preoccupare, dimmi stop quando grazie. Vuoi. Grazie. Stop. Vai, mettiamola a posto. Brava Rebe. Allora, le mettiamo un attimino più. Ormai faccio questo e la chiudo con questo. È l'ultima telefonata per questo gioco, va bene? Ok, allora ascolta, Paola, vai. Vorrei cominciare, allora da te e dalla seconda. Da me, da questa? Dalla tua parte, seconda questa? Dalla tua parte. Vai, girala, vai veloce, Rebè. Vai ancora,
Che bello, dai. Diciamo la terza. Aspetta. La terza. Questa sì. Va bene? Sì, ok. Questa. Sì. Quella. Balliamola, vai. Ho sballato. Vabbè, ritengo, dai. Puoi richiamare, va bene? Grazie, ciao. Ok, allora, grazie. Io direi di cambiare gioco. Facciamo l'alta e bassa? Perfetto, prendi quelle, sì. 7,5. No, facciamo l'alta e bassa. Sai, io cambio sempre. Mischiale tutte. Pronto, chi abbiamo in linea? Tanto io prendo le telefonate. Allora, tu mischiale. Oh, intanto che mischia vado a parlare. Sì, eccomi, fatele mischiare, perché tutti mi dicono, ma non le fai mischiare, fatele mischiare. Allora, abbiamo salutato tutti quanti, il telefono azzurro, ve l'ho detto, ce lo siamo ricordati sabato pomeriggio all'APT, ci sarà questo grande evento che si chiama Avoquadro, un evento in cui parteciperanno tutti i bambini delle scuole, dell'asilo, quelli piccolini, faranno un disegno, Peter Pan, della favola di Peter Pan, ci saranno tutti i pasticceri della Toscana che faranno un uovo appunto inerente a quello che è la fiaba di Peter Pan. Questa è una cosa molto carina, Tutti quanti sabato pomeriggio. Pronto? Sì, pronto. Con chi parlo? Ciao, buonasera. Ciao, Silvia La Massa. Ciao, Silvia. Allora, Siria! Siria! Dati pazienza, Siria, ma sto invecchiando! Si vede! È perché sono così brutto? No, assolutamente! Allora, alta e bassa, dimmi stop per quanto riguarda la nostra Rebecca. Dai, andiamo perché abbiamo tante telefonate. Siria, vero? Basta! Posiziona le carte. Alta e bassa, lo sai come funziona, vero, il gioco dell'alta e bassa, Sì. Più alta, più bassa, eccetera, eccetera. Il premio dell'alta e bassa. Vai, sistema le carte, che no, lo prendiamo dopo, vai. Siria, cosa fai nella vita? Casalinga! Oh, ti piace essere casalinga? Sì, molto! Sei sposata, sei fidanzata? Veramente sono anche sposata e sono già anche nonna. Ah, c'hai tanti nipotini? Sì. Brava. Andiamo, vuoi partire dalla Rebecca o da Anton Pippo? Da Anton Pippo questa volta. Partiamo da Anton Pippo. Un 4, Siria, è più alta o più bassa? Io non te lo so di. Più alta. Più alta o più bassa? Veloce, più bassa. Più alta? Più bassa. Siria! Oh! Ai, dovevi rimanere com'eri? Ciao Siria, un bacione! Ciao Antonio! Ciao bella, tutto bene? Pronto, che abbiamo in linea? Velocemente, con chi parlo? Pronto! Ciao, con chi parlo? Ciao, sono Stefano, ho chiamato Stefano. Prima, ho avuto un problema con la batteria del cellulare. Va bene, ascoltami, adesso però è cambiato gioco, ma la fortuna ti assisterà sicuramente. Alto o bassa, certo. Andiamo sulla Rebecca. Ovvio. Il premio qual è, Rebecca? Il tavolino. No, adesso te lo dico io. Dimmi stop e posizioniamo le carte. Dimmi stop. Stop, Stefano, vero, vai, vado a vedere cosa c'è. Lo possiamo fare quello che vogliamo. Abbiamo una bellissima borsa, frigo, poi te la faccio prendere, bellissima. Tu vai al mare, Stefano? Sì, d'inverno. In inverno vai al mare, Ok, vai Stefano, da me o dalla Rebecca? Dalla Rebecca, se non ti offendi. Veloci. Hai più alta e più bassa. Dunque, il jack cos'è? Sta per 10? Questo fa 8, diciamo, il jack. No. Il 10 okay. è più basso del jack. Il più basso, 10 è più basso, 10 è più basso del jack. Diciamo, è come se fosse una scala 40, ecco. Se viene il 10 è più basso, Ok. Vai. È più basso. Hai detto bassa? Basso. Vai, gira. Basso. Bravissimo Stefano, vai, più alto o più bassa? Alto. Oh Stefano, alla prossima. Ciao Stefano. Velocemente, Rebecca. Senza. Ciao Stefano. Pronto, che abbiamo in linea? Ciao, buonasera. Come ti chiami? Sono Flavio. Ciao Flavio, da Massa?
Sì, da Casette. Ciao Fabio dalle Casette. Allora, vai sulla Rebecca, dimmi stop per quanto riguarda le carte, perché dovete vedere che noi le mischiamo. Vai Rebecca, mischiale. Vai tranquillo. Te fa lavorare stasera la Rebecca. Allora, ci vive. Ha detto stop, va bene. Flavio, dimmi. Come ci si sta alle Casette? Bene, c'è l'aria buona. C'è l'aria buona, tu lavori? Sì. C'è la Rebecca stasera. Vai Rebecca. Ascolta, la Rebecca. C'è l'aria buona. Io non ci credo sta qua che c'è l'aria buona. Voglio dire, siamo. Che lavoro fai, Flavio? Sono elettricista. Ah! Perché ti fa ridere anche l'elettricista, Rebecca, stasera? Io stasera non la so contenere la Rebecca. Rebecca, vuoi sapere se è fidanzato? Non lo so, fai come ti pare. Sei a casa tu. Sei fidanzato? Sì. Sei sposato? C'hai figlioli? No, di qualcosa, sono le qua stasera a parte. Allora, Flavio. Dimmi. Partiamo, da me o da Rebecca? Rebecca. Vai, Rebecca, girala. Secondo te è più alta o più bassa la seconda? Più alta. Più alta, più alta. Bravissimo, Flavio. Più alta o più bassa? Occhio che se viene il jack, l'otto è più alto, eh? Il jack è più alto. Più bassa, più bassa. Grande, Flavio. Lasciamela a me, vai a prendere la borsa a frigo che la voglio far vedere. Secondo te com'è dopo il 2? È più alta. Vai! Più alto o più bassa del jack? Se viene il 10 è più bassa, se viene la donna te saluta e te ne vai alle Casette a casa. No, quella blu. Più bassa. Allora, più bassa. Bravissimo! Aspetta, voglio fartela vedere. È una borsa a frigo. Veramente bella, tu ci vai al mare? Sì, a voglia. È bello, guarda, qui ci puoi mettere tutto, te la metti in spiaggia. Però io ti faccio una proposta, posso fare alla regia una proposta? Ti propongo un tappeto. Tieni qua. Oh, sì. Compra tappeto, bello tappeto, tappeto bello, Frangino Giovannelli. Mi prendi tappeto, bello, eh? Flavio. Dimmi. Guarda il tappeto, molto bello. Vediamo tappeto. Tappeto. Vuoi tappeto? Tappeto bello, tappeto Frangino Giovannelli. Guarda che bello. Tu comprare tappeto e fermarti? Flavio, no, decidi. Lasciare tappeto? Sì, lascia tappeto. Lascia tappeto. Allora giriamo? Aspetta, cosa ha detto lui? Come hai detto, alto o più bassa? Più alta. Più alta. Vediamo. Faccio proprio il tappettario stasera. Oh, bravissimo, un applauso alla regina. Hai vinto. Hai visto questo bellissimo borsa a frigo. Va bene, dalla regia io non vado avanti ancora, abbiamo telefonate? Carino però, eh? Siamo a porta e arriva, vai a prendere. Oh, questo lo abbiamo là, eh? Che cosa abbiamo? Intanto vi invito a chiamare velocemente, segreta. Vedete stasera che le telefonate sono tante. Abbiamo un premio, vai pure in tua postazione, Rebecca, eh? Vogliamo che chiama Ricky stasera, Riccardo, non sappiamo chi sei, ma Rebecca vorrebbe sapere come mai non hai chiamato e vorrebbe sapere da dove chiami, se ti chiami da massa, non lo so. 0585 79 33 44, cos'era il suono? È un premio, omaggio floreale di Pissone Alfreda, assegnato ad Elisa. Oh, allora Elisa, a parte che hanno il tuo numero da casa, vinci questo bellissimo premio che è sempre in linea la produzione. Pronto? Pronto? Chi ci abbiamo in linea? Parlo con te. Caduta la linea? Vabbè, dai, 793344, tantissime sono le chiamate, oppure 334-390-8152. Pronto? Andiamo con la telefonata. Chi abbiamo in linea? Parliamo. Allora facciamo una cosa. Andiamo al posto del vestito. Stasera voglio di farti camminare, eh? La nostra Rebecca stasera la voglio far camminare, perché abbiamo uno scorcio adesso della nostra Cristina Bertuccelli e potete chiamare adesso per dire quanti, eh? Poi vi do tempo di sistemare la camera sulla nostra Rebecca per vedere appunto quanti sono. Ecco, se lo vogliamo inquadrare piano piano al nostro cameraman, uno sguardo da cima a fondo, quanti sono i fiori di questo vestito. Intanto, cara Rebecca, che inquadrano il vestito, vuoi dirmi di chi è questo vestito? L'ha indossato Miss Italia. Certo.
Ma però... l'ha creato Cristina Bertuccelli. E dove si trova Cristina Bertuccelli? La sua scuola si trova in via Bastina Massa. Ok, che facciamo un grande saluto alla nostra stilista. Allora, quanti sono questi fiori? Quando vuoi vieni pure, va bene? Allora, noi intanto vi in... Prego. Ti piaci stasera? Allora, vogliamo ricordare le linee telefoniche che sono sovraccarichissime, così. 0585 79 33 44 oppure abbiamo il 334 390 8152. Una cosa importantissima: chi vince il premio può venire appuntamento il mercoledì a partire dalle ore 9 alle ore 13 qui, proprio qui, così vedete anche lo studio di quello che è Gioca con noi, dove si conduce tutti i giovedì sera in diretta in compagnia di Anton Pippo e della nostra Rebecca. Vero Rebecca? Sì. Vediamo subito chi ci abbiamo in linea. Allora, pronto, con chi parlo? Ciao Antonio, sono Ultimo. Ah, Ultimo! Già anche l'altra volta. Vediamo se vinci questa volta. Ma non hai fatto perdere l'altra volta, eh? Non hai vinto niente, Ultimo? No. Dai, Ultimo, ora diventerai primo. Vai, dimmi stop per le carte. Vai, Ultimo. Stop. Stop. Posiziona le carte. Ultimo, sei a tavola o sei sul divano? Fra un pochino vado a tavola. Oh, sei solo in compagnia? In compagnia. Con chi? Se non sono indiscreto, C'è un collega, sta finendo di lavorare, io ormai basta. È finito di lavorare, eh? Sì. Va bene. Allora, Ultimo, o da Rebecca o da me? Da Rebecca. Vai, Rebecca. Un bel 10. È più alto o più bassa? Ultimo. È più bassa, più bassa. Più bassa. Ullala, secondo te? Più bassa. Bravo, Ultimo, vai. Allora più... è difficile. No, la fortuna, dai, come ti senti dentro? Non ci stare a pensare. Più bassa. Vai. Vale uno. È uno, appunto. È più alto o più bassa? La prossima è più alta. Vai, girala, è per forza. Se vieni all'uno mi butto in terra. Ultimo! Stop, fermati. Ultimo, te faccio una proposta. E fammi una proposta. Allora, cosa ti posso offrire? Ti posso offrire uno zaino. Mi vai a prendere lo zaino rosso della Boero? Intanto saluto anche quello, il rappresentante della Boero, che mi ha dato alcuni zaini, bellissimo rosso, da portare appunto in spiaggia, dove vuoi, se fai montagna, quello che ti senti fare. È un bellissimo zaino. Al posto dei scarponcini da trekking. Che te li fa vedere? Non neanche gli scarponcini. Che è il numero 40, mi dicono. Però sono bellissimi. Le vogliamo un quadrato? Ecco, brava Rebecca. Che numero hai, Ultimo? 42. Ai, questo è un 40, limite lo regale. Taglio punta. Questo lo vinci se c'è la carta. Lo zaino lo vinci se ti fermi. Mi fermo. Ti fermi e prendi lo zaino. Sì, di chi era? Zaino lo vedi? Sì, bello, ok, la regia ha il tuo numero. Adesso, Ultimo, secondo te com'era la carta? Più alta o più bassa? Rebecca cosa dice? Rebecca no. Vabbè, se guardi Rebecca però. No. Più bassa. Gira la Rebecca. Le avresti vinti. Lo zaino è bello lo stesso. È bello. Va bene, ok. Va bene? Allora grazie, ti saluto, grazie, ciao. Grazie, allora grazie, io direi di... Ciao. Ci fermiamo un attimino, riprendiamo dopo perché adesso diamo un momento di pubblicità, ok? E andiamo in pubblicità, ci vediamo dopo. Ciao. Thank you.
Eccoci qua, siamo ritornati dopo la pubblicità, ancora con Gioca con noi, che è il vostro Anton Pippo, 79 33 44. Pronto? Pronto? Ciao, con chi parlo? Sono Settima da Massa. Oh, Settima, ma tu hai già vinto. Mi puoi solo che salutare però. Come? Devi aspettare una settimana. Ma è una settimana. Sì, perché tu hai vinto giovedì, hai vinto. Sì. E allora lascia spazio alle altre persone. Il regolamento dice che devi far passare almeno due settimane, capito? Ah, allora non me ne volere, ma bisogna fare anche così. Comunque, ti piace il gioco? Sì, è bellissimo. Ti stai divertendo? Certo. Allora facci tanta pubblicità. Ciao. Ciao Antonio. Allora lo diciamo ciao. Per quelli che sono a casa, allora, giustamente quelli che hanno già vinto nella settimana, lasciamo spazio alle persone che chiamano e le diamo la possibilità di vincere questi bellissimi premi, che sono veramente tanti, però diamo la possibilità a tutte le persone, va bene? Ricordiamo le linee telefoniche, io ricordo il 334 390 8152, mentre tu ricorda l'altro numero, che sarebbe... Sì. 0525 793 344. Ok, il gioco che adesso noi andremo a fare è il gioco del Piricozzo. Allora qui voi vedete questo qua, ci sono quattro piricozzi, quattro piricozzi, dove dentro a questi piricozzi ci sono o hai vinto o hai perso. Il premio per questa sera abbiamo preso da Pedo. Stasera ti ha preso le rise. Il riso, come si può dire, eh? Il sorriso. Ma veramente, eh? Era partita la nostra Rebecca stasera alla grande. Cosa ti ha fatto ridere stasera in particolare? No, nulla. Nulla. Ma non vuoi salutare nessuno a casa? A casa? A massa. Guardarmi. A massa, non lo so, al forno, alle casette, a Caglieglia, a Riscieta, a Ridicesi, dove vuoi. Volevo salutare Fiandini. La Spezia, Porto Venere, Porto Riccio, esiste anche il Porto Riccio, non lo so. Lerici, Forte dei Marmi. Mio fidanzato. Come sei monotona, scusami, il fidanzato. Ma saluta, che c'hai tanti fans. Io c'ho anche questo premio poi dopo, vero Rebecca? Sì. Ti voglio salutare quella persona. Oh, non ho salutato una persona io a casa. Sì. Mi spara quello lì. Devo salutare, dove sono qua? Il mio parrucchiere Paolo. Ciao Paolo, grazie, quello che mi fa i capelli, dopo sennò quando lì mi taglia anche, Ciao Paolo! Questo, il bigliettino ce l'hai? Sì, ok, sì. Guardate questo bellissimo, hai fatto bene a vederlo, eccolo qua, lo metto un attimo qua, bello, Bellissimo, è marmo. È marmo, guarda, chi di Berti Roberto. Guarda che bello, e sembra frutta vera, Veramente, è nel Diario della Repubblica, guarda, è veramente bello questo qua. 79334 per giocare in diretta con noi. So che siete in tantissimi, so che state tentando. Le linee sono due, vediamo se ce la facciamo. Che fai? Non ti metterai mica a mangiare la pera, la mela, Ok? Allora, intanto vi aspettiamo le vostre telefonate. Io, cara Rebecca, voglio ricordare alcune cosine. Le cosine più importanti sono che te li passo a te e tu me le vai a leggere, perché mi sembra giusto e doveroso ringraziare. Adesso lo facciamo velocemente. Gli sponsor, parte dall'inizio alla fine, con calma, li leggiamo un po' tutti, vai. Ok. Tutto Gare SRL. Sì. Scuola di Altamola di Cristina Bertuccelli. Sì. Infiorescenze di Michela Santucci. Ok. Falegnameria Il Massello di Pieretti Riccardo. Sì. Ed il Componenti Crudeli Davide. Ok. Vetreria Versigliese di Ricci Renzo. Ancora. Pizzeria Focacceria The Wall, che sappiamo benissimo che loro ci regalano questa gustosissima e buona pizza, dove noi sia all'inizio che alla fine non si fa che mangiare qua in studio. La Vera magna, ragazzi, mi chiamano dicendo questa Vera com'è non è. La Vera è alta, bionda, formosa, sì, un giorno la faremo vedere, Vera? Sì. Me l'hanno chiesto in tantissimo. Andiamo avanti con gli sponsor. Studio dentistico Dottor Fontana Matteo. Sì. Multiservizi Toscana. Ok. Manfredi Massimo Impianti Elettrici. Impresa Edile Neri Giorgio. Sì. Impresa Edile Gatti Giuseppe e Fratelli della Bona. Impresa Edile Edil Manfredi.
Vai, 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 Francini, vai, Giovannelli. Sì. Pierissa, Pistina Alfreda. Okay. E decorazioni e colori di Baldi Davide. Benissimo. Allora, abbiamo una telefonata in linea. Pronto, con chi parliamo? Ciao. Parlo con te. Pronto? Chi è? Sono la Silvia. Siccome ti sto guardando. Sì. Ho voluto riprovare. Benissimo, allora basta intanto l'audio del tuo televisore che mi senti meglio, Siria. Oh Siria. Sì. Allora, il gioco, questa è la fortuna. Qui sotto c'è scritto hai vinto in uno di questi. Vuoi il numero 1, il numero 2, il numero 3 o il numero 4? Scegli. Il numero 3. Quello? Sì. Alza. Vai, dammi il riposo, vai. Piano piano. Hai vinto! Oh, grazie! Allora, Siria! Sì? Due cose puoi scegliere. Ho il tappeto che ho presentato stasera, ho un bellissimo orologio. Quello che vuoi. Glielo facciamo vedere l'orologio. Sì. L'orologio. Ti facciamo vedere l'orologio. Io questo adesso lo sposto perché giustamente abbiamo il notaio perché deve cambiare... Eh? Eccolo qua, guarda, questo bellissimo orologio da parete offerto da Francesco Giovannelli della Masmeyer, oppure il tappeto. Vuoi prendere anche il tappeto? Sì. Che le facciamo vedere. Mi chiami da dove? Hai detto? Siria. Siria? Se n'è sì. andata. Ci sei? Guarda, sì, guarda. Sì, sono qui, sono qui. Siria, bello tappeto. Bello tappeto, guarda tappeto. No, prendo anzi l'orologio. Non riesco a dare questo tappeto io stasera, questo tappeto devo darlo, eh. Darmi il tappeto stasera io, vabbè. Orologio. Siria, va bene l'orologio allora? Sì, va bene. Ciao Siria, ciao ciao. Grazie, adesso intanto ciao, il notaio ciao. Stanno appunto sistemando il piripicozzo. Intanto mi dai il telefono allo 0585 79 33 44, così velocemente, regia. Allora, io ti do il tempo... Intanto do a Rebecca, mi prepari le carte per il 7:30. Io voglio ancora una telefonata per il piripozzo, voglio dare via il tappeto, va bene? Tu dopo mi cambi le carte. Sì. Mi posi anche questo, ti ringrazio Rebecca, eccolo qua, grazie mille. Allora, 79, 33, 44 per giocare in diretta tutti i giovedì, mi raccomando, tutti i giovedì in compagnia di Anton Pippo e della nostra Rebecca. Ancora voglio fare ancora regalo, poi partiamo con quello che è il 7:30 e si vincono tantissimi, tantissimi premi. Ricordo ancora... Tutti i mercoledì, perché mi dico, dillo Antonio, devi sempre dirlo. Tutti i mercoledì a partire dalle ore 9 fino alle ore 13. Va bene? No, toglimi, è il 7:30 già pronto, hai tolto sì, le carte pronto. Più alte? Va bene, allora, pronto? Sì. Con chi parlo? Sì, ciao. Roberto Dalla Spezia. Roberto Dalla Spezia. Ciao Roberto. Già, Che stai a fare a casa questo? Ciao carissimo. Ciao, come stai? Ho anticipato per poter giocare con voi. Ah, che bello, questo mi fa piacere. Allora, giochiamo al piripicozzo al 7:30, ti do la possibilità. Ok. Cosa, questo o il 7:30? Il 7:30. 7:30, vai, prepara il 7:30, dai, che bello. Che fai nella vita, Roberto, vero, mi hai detto? Roberto Dalla Spezia. Roberto sì. Dalla Spezia, che bello. Che fai nella vita? Ti seguo sempre con interesse, non è facile prendere la linea. Guarda, questo lo so, io noi ci scusiamo, ma non perché è un problema, è che sono tante e sono sovraccariche, in modo che cerchiamo di buttarle dentro, però è logico, sai, siete in tante e cerchiamo. Comunque la regia stasera gli faccio io i complimenti alla regia perché stanno riuscendo bene. E ti devo dire anche che i lavoratori sono tanti poi. Stop? Hai detto stop? Vai. Stop, benissimo. Ok, la prima e la seconda. Ok, 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 ok. Allora, ci siamo. Vuoi che do la possibilità, il set, diciamo, la carta di Rebecca o la carta di Anton Pippo? Quello che vuoi. La prima è Rebecca? Vai Rebecca, girala. Sì, sì, perfetto. Oh, uno. Ok. Carta, logicamente, vero? Carta, certo. Fai uno e mezzo, carta, è logico, no? Ancora carta, sì? Ma, ai, Robè.
7, 8 e mezzo, io mezzo, mi fermo. Ritenta, grazie. Ciao dalla Spezia, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao. Bravissimi. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Pronto, chi abbiamo in linea? Sono Alberto. Alberto da dove? Da Massa. Ok, velocemente sulla nostra Rebecca, 7 e mezzo, dimmi stop. Stop. Ok, Alberto hai detto? Sì. Ok, prima la carta, sì. Sai come si gioca col 7 e mezzo, Roberto? Scusa, sì. Alberto? Alberto. Sì, Alberto, sai come si gioca? Sì. Ok, Rebecca o me, quale vuoi? Sì. Questa, la giro la mia, 1 e mezzo. Carta? E beh. Vai. Carta. Ancora, che dici? Fai uno. La carta. Vuoi? Fai 5, ti puoi fermare o andare avanti? Robè, Alberto. No, basta. Ti fermi? Sì. Alberto, io giro la mia. Sì. Tu hai fatto 5. Io ho 4. Arrivo. 4 e mezzo. Vai. Hai vinto! Hai vinto! Alberto! Dimmi. Hai vinto una bellissima felpa, va bene? No. Te la vuoi vedere? No. Dammi la frutta. No, la frutta l'ho preparata per dopo, Alberto. Però aspetta. Chiedo alla regia se possiamo cambiare il premio. Alberto. Dimmi. No. Va bene? Dimmi. Ciao. Ciao. Mi dispiace. Hai vinto la felpa comunque. 05, ciao, 79 33 44. Ciao, oh, ciao Alberto, ciao. Beh, siete tanti stasera, ce la stiamo mettendo veramente tutta, la regia sta lì. Numero di telefono 0585 79 33 44 oppure 334 390 8152. Mischiamo le carte, lo facciamo vedere dalla nostra Rebecca, io intanto vado a prendermi un premio, quello che voglio io, va bene regia? Statemi sulla Rebecca, mischia le carte. Giro e ho visto questa bellissima e la voglio mettere qua per il 7 e mezzo. È una cassetta postale, che bella, carina. Che bella, poi la inquadreranno, eccola qua, cassetta postale stasera per il 7 e mezzo, va bene alla regia, così non cambiamo il premio. Un'altra cosa, intanto al 79 33 44 oppure al 390 8152 per giocare in diretta con noi. Posa pure le carte e questo è un premio che non si può mancare, vero? No. Intanto ringraziamo chi? Diciamolo. Ringraziamo il centro estetico e Solarium Baia del Sole. Ok. Il premio è un trattamento a viso con macchinario all'ossigeno. Ora intanto ringraziamo che questo premio, vediamo se riesco a darlo a fine serata o se lo mettiamo poi anche se mai per il 7 e mezzo, se abbiamo tempo. Pronto, con chi parliamo? Pronto? Buonasera. Ciao. Oh, che bella voce, come ti chiami? Irene. Irene, da dove? Da Massa. C'è la Rebecca che ride, stasera la Rebecca gli ha preso da ridere, stasera è tutta gioiosa. Hai mangiato riso a mezzogiorno? Sì. Dimmi stop. Stop. Ma sai che non mi ricordo come si chiama? Irene, ma com'è brava! Vai, una carta lì. Irene. Stasera gli ha preso da ridere, ragazzi, non ci si può fare niente. Esatto. Irene. Sì. Da me o da Rebecca? Da Rebecca. Da Rebecca. Che ride, così. Allora. Ok. Un 3, che facciamo? Carta. La carta, certo. Irene, 4, che facciamo? Dai. Carta. 4 e mezzo. Vuoi andare avanti o ti vuoi fermare? Dimmi. Sta a te. Proviamo, carta. Rischiamo. Viene da ridere. Come si chiama? Irene. Sì. Te devo salutare, no. Ciao Irene, ritenta. Ciao. Mi spiace, però è così. Ricordiamo tanto sempre la linea 7933. Benissimo, allora, pronto? Allora, come si chiamava il concorrente di prima, te lo ricordi? Renzo. Renzo? Renzo,
Intanto invitiamo Renzo perché è caduta la linea per un problema nostro, però Renzo, al 793344 hai diritto tu di chiamare perché era caduta la linea. Intanto che tu chiami, lo devo ribadire, un problema di linea perché siete tanti, tantissimi, avete anche da Spezia, da Forte dei Marmi, Renzo, chiama. Allora, volevo dire, la nostra Giovanna, ci vediamo sabato, io sono prontissimo. Pronto, Renzo? Pronto? Con chi parliamo? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Buonasera. Con chi parlo? Sono Patrizia D'Ammazza. Ok, ciao Patrizia. Allora, io stavo giocando con Renzo, ma è caduta la linea. Purtroppo Renzo deve richiamare. Va bene, ripartiamo. Giochiamo con te. Allora, sì, riprendiamo le carte e ci rimettiamo naturalmente a girare, va bene? Chiedo anche alla regia poi il mio monitor, così loro capiscono. Allora... Vai, gira. Patrizia! Stop. Allora, mettiamo la carta, eccola qua. Bellissima la carta, eccola qua. Patrizia D'Ammazza mi ha detto, vero? Sì. Allora, vuoi quella della nostra Rebecca o vuoi la mia? Quella di Becky. Quella di? Becky, Rebecca. Perché ti chiama anche Betty adesso? Non ridere la serata perché stasera... Becky, non lo so perché. Non lo so perché, poi ci dirai perché. Va bene? Poi ci dirai perché, eh? Va bene, dai, gira la carta, vai. Sì, che la di Rebecca. Oh, mezzo punto, che fai? Sì, carta. Carta, vai. Vado. Due e mezzo, che si fa? Carta. Benissimo. Fai quattro e mezzo, che si fa? Carta, che ultima vinto, la regala mia figlia, la cassetta della Allora, porta. Tu fai... Puoi mettere la carta che vuoi. Allora, glielo spiego io. Allora, 2, 2, 4, 4 e mezzo. La matta può valere quanto vuole. Quanto vuoi. E quindi per fare 7 e mezzo deve valere 3. Devi dirlo lei quindi, però, eh. Se vuole 3, 4, 5, che numero 2. Vuoi? 3. È 3. 3, okay. 2, 5. Mamma, come hai fatto? 7 e mezzo, aspetta però, vediamo aspetta, noi. Perché se viene 7 e mezzo mi butto a terra. 3, 4, piano piano, ho sballato! Cosa ha vinto? Patrizia! Ha vinto la maschera. No, no, vince questo. Patrizia! Sì? Allora, tu ti porti a casa questa bellissima cassetta postale, va bene? Bene, la regala mio figlio che ti sta facendo la casa. Mi fa piacere, tutti i mercoledì, va bene? Cioè, tutti i mercoledì, dalle 9 all'una, va bene? Va benissimo. Ciao Patrizia! Oh, che bello, che bello. Adesso ci prepariamo per i colori. Ah. Va bene, posiamo le carte, i colori. Ok. Oh. Intanto abbiamo anche. Io sto a girare con questa cassetta, no? 79 33 44 oppure la seconda linea 334 390 8152. Un salutone ancora da tutti quelli che sono alla Spezia, che sono lì a mangiare. Ecco, ci abbiamo anche un'altra sorpresa. La vuoi andare a prendere? Che poi non è una sorpresa, Rebecca? Brava! Allora io intanto mi muovo un attimino a posare questo. Eccola qua. Oh, i colori! Ci siamo? Sì. Abbiamo qualcuno in linea? Pronto? Pronto? Sì, c'è qualcuno. Con chi parlo? Parlo con te. Con Simone. Ciao Simone, mi chiami da? Da Massa. Ciao Simone. Allora, combinazione dei colori, noi l'abbiamo messa così a caso, Partiamo con il nero, con il blu, con il rosso, con il giallo e con il verde. Ok. Mi fai vedere? Cosa vuoi fare? La vuoi lasciare così? La vuoi cambiare? Allora, la cambiamo. Vai. Allora... Verde. Verde. Lo sposto un pochettino, vai. Verde e blu? Sì. Dico, scusami un attimo, li tiriamo un attimino su per a casa che la posso vedere meglio. Accostami un pochino anche questo, così. Ok. Allora, poi? Rosso e nero. Il nero con il rosso. Allora tu fai partire il rosso, il verde, il nero, il giallo e il blu. Manco una? Zero. Manco una? Va bene? Lasciala così. Pazienza. Ma manco una, dai. Ciao. Ciao. Grazie. Va bene.
Qui non posso aiutare, non posso aiutare, no. Cosa si fa? Aspettiamo le vostre chiamate al 79 33 44, ad esempio, posso fare un cambio io così, per esempio, sì. Questo qui mi piacerebbe che tu lo mettessi là. Qua? Sì, va bene? Il premio dei colori, e lo vado a prendere, è la frutta, la vuoi prendere la frutta che la mettiamo, sì, qua? Allora, chi vince la combinazione dei colori si porta a casa questo bellissimo portafrutta in marmo con la frutta. Lo vogliamo dire ancora, Rebecca, di chi è il portafrutta? Di Berti Roberto. Che sì, eccolo qua, appoggiala un pochino così, brava. Sembra vera questa frutta, sì, in via della Repubblica. Ringraziamo anche il nostro Roberto. L'ho pure a me. Pronto! Ciao, con chi parlo? Simonetta. Come? Simonetta. Ciao Simonetta, da dove mi chiami? Massa. Da Massa. Tutto a posto, Simonetta? Sì. Sì. Mi fai un... Tutto a posto. Tutto a posto. Sei sola in casa? No. No, con i due figli. Ok, vi saluto. Allora, secondo te questa combinazione com'è? Dai, guarda, ti piace questo bellissimo premio? È un bellissimo portafrutta con questa frutta qui che sembra vera. Vai! Nero, verde, nero, rosso, giallo o blu. Che fai? Cosa vuoi cambiare? Invertire rosso col giallo. Rosso col giallo. Brava. Poi? Ancora una possibilità, dai. Verde. Verde con? Blu. Col blu. Sì. Ultima, lo lasci così? Lascio così, vai. Lasci così. Sono... Allora, ce n'abbiamo uno. Una. Che tra l'altro è il posto giusto. Io nero. Sono daltonico, credo che sia il nero. Va bene? Ciao Simonetta! Ciao! Ciao! Un pochino aiutato, sicché il nero lasciatelo lì, va bene? 79? 0525 79 33 44 oppure 390 8152 per giocare in diretta con noi tutti i giovedì. Gioca con noi, con Anton Pippo e la nostra grandissima Rebecca. Non so se giovedì ci sarà Rebecca, perché ho già sentito che vai con la scuola, vai in... dove vai? A Napoli Ercolano. A Napoli! Allora qui salutiamo la Giorgia, che era qua, era di Napoli, sì. Lei era di Montignoso, diceva che era di Montignoso, però nativa di Napoli, e penso proprio di Ercolano, non lo so. Poi Giorgia, se mai chiamaci, se ci vuoi chiamare in diretta, Va bene Giorgia? Ciao Giorgia, che è della Renella. Stasera questo sorriso, Rebecca. Pronto, chi abbiamo in linea? Ciao, sono Flavio da Massa. Ciao Flavio! Allora, combinazione dei colori, dai, questo bellissimo portafrutta. Partiamo, il nero lascialo dov'è, vai. Allora, cambio il blu con il giallo. Blu con il giallo, dai. Bravo, poi. Il verde con il blu. Vai. Sicuro? Il rosso con il blu. Non abbiamo capito. Rosso con blu. Rosso col blu. Cambia rosso col blu, così. Ok. Poi? Il verde con il blu. Ok. Basta, ne hai fatte tre. Allora, ti posso dire che gli potevi... quante ne ha prese, devi dirmi? Ne ha prese due. Due? Che uno è il posto giusto e uno l'ha scambiato. Vabbè, sei stato bravino, va bene? Ciao! Ciao. Grazie, Flavio! Ciao! Ciao! Pronto, chi abbiamo in linea, velocemente? Ilaria! Ciao Ilaria! Da dove? Da Massa! Ciao Ilaria, velocemente! Io la lascio così, c'è da cambiare pochissimo, Ilaria! Due possibilità mi dicono, vai! Il verde col rosso! Un'altra? Ancora? Se vuoi, ti puoi fermare. Lascio così. Mannaggia.
Ilaria. Ce n'è uno. Ce n'è uno. Ciao Ilaria. Ai 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 ai. Ai, ai Ilaria, ciao. Ciao, ciao. Pronto, chi abbiamo in linea? Oh, ci siamo calmati un attimino, non sono io che dico sempre pronto, perché lo sai, abbiamo al 79-33-44 e al 390-8152 per giocare alla combinazione. Ci siamo quasi, questo bellissimo cestino da frutta in marmo. Pronto, con chi parliamo? Ciao, buonasera, sono Desiderio. Desiderio, da dove? Da Marina di Massa. Da Marina di Massa, ciao Desiderio. Ciao. Combinazione, andiamo sulla combinazione, vai. Allora, un colore già al posto giusto. Hai due possibilità di cambiare. Vai. Allora, cambio giallo con sì. rosso. Bravo, poi? Hai ancora una possibilità. Giallo e blu. Giallo e blu. Allora, la tua formula sarebbe nero, rosso, blu, verde e giallo. Giallo. Aspetta, aspetta. È partito. Hai vinto. Ha vinto. È partita. Allora, noi la facciamo vedere perché giustamente, eccola qua, vedi? Nero, rosso, blu, verde e giallo. Va bene? Dai, va bene. Ok, allora, va bene. Io ti faccio, andiamo sulla nostra Rebecca, gli facciamo vedere questo bellissimo premio. Mi ha portato fortuna. È veramente una cosa bellissima, bellissima, bellissima. Allora, quanto tempo ho dalla regia? Mi dite quanto tempo ho, se andiamo a fare il vestito? No, abbiamo un'altra sorpresa, lo prendo io. Vai pure di qua, lo metto qua. Lo metto qua, eccolo qua. Oh, ma sai che sembrano veri queste cose qua? Ma ho quasi fame. Eccolo qua. C'è la mela, la cosa, la pera, la pesca. Cosa abbiamo? Allora, cosa abbiamo? Premio aperitivo alla Rambla. E là là. A Renzo. Allora Renzo, tu hai vinto un bellissimo aperitivo alla Rambla, dalla Rambla che si trova in via della Repubblica. Qui a Massa, vieni a ritirare il premio e ti vai con qualcuno, con chi vuoi, è un bellissimo aperitivo, va bene? L'aperitivo lo puoi prendere o a mezzogiorno o alla sera, prima di cena, quando sì. vuoi, sai che l'aperitivo si prende quando si vuole. La Rambla, Via della Repubblica, va bene? Ne approfitto anche di salutare, visto che siamo lì, il ristorante Rocchino, che tra l'altro è anche vicino alla Rambla. Va bene? Intanto che voi che siete a casa rimanete lì, perché è anche il momento particolare, è il momento in cui non dovete dire, pronto? Ma gioca con noi e vincerete un altro bellissimo premio. Io farei intanto una carrellata degli sponsor, tanto che prendi la cartellina. Allora, serata, stasera abbiamo dato via una marea di premi, Rebecca, eh? Eh sì, meno male. Allora, ai 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 ai. Come ti chiami? Gioca con noi. Chi è che ha detto prima pronto? Io c'ho un notaio. Sono io. Come ti chiami? Mi chiamo Suomi Saldini. Come si fa? Io chiedo alla regia, no, noi. Perché ci sono tante persone a casa. Io non so se è il babbo lì vicino a te. Pronto? No. Mi passi pronto. Il babbo, mi passi il babbo? Pronto? Pronto? Come ti chiami? Sono Flavio. Flavio, mi spiace, bisogna essere, giustamente è stato detto pronto e non è stato detto subito gioca con noi. Lo ammetti? Certo, certo. No, dai, diamo la possibilità a un'altra persona, va bene? Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao Flavio, ciao. No, mi sembra giusto perché diamo ancora la possibilità. Non dovete dire pronto, dovete gioca dire con gioca noi. Con noi, perché sennò il notaio giustamente non ve la dà. Purtroppo è così, il gioco è così. È facile, vero? Cosa c'è? Puoi parlare forte? Diciamolo di tutti certo. gli sponsor vai, di prima. Vai, ti lascio parlare, vai. Allora. Velocemente però a modino, vai. Decorazioni di colori di Baldi Davide. Sì. Fiorista Pistone Alfreda. Sì. Francini Giovannelli. Impresa Edile Edil Manfredi. Sì. Impresa Edile Gatti Giuseppe Fratelli della Bona. Ciao. Impresa Edile Neri Giorgio.
Manfredi Massimo Impianti Elettrici, Multiservizi Toscana, sì, Studio Dentistico Dottor Fontana Matteo, Pizzeria The Wall, Edi Componenti di Crudelli Davide, Falegnameria Il Massello di Pieretti Riccardo, Vetreria Versiliese di Ricci Renzo, Infiorescenze di Michela Santucci, Scuola di Altamona di Cristina Bertuccelli e Tutto Gare SRL. Pronto, che abbiamo in linea? Ti do 3 secondi. 1, 2. Stefania. Perché hai detto Stefania? Chiamo Stefania. Lo so, ma tu dovevi dire gioca con noi. Da dove mi chiami? Massa. Cioè, l'hai visto come funziona il gioco? Ho acceso ora. Guarda, a me spiace tantissimo perché questi sono veramente dei bellissimi premi. E come questo che abbiamo vinto adesso, guarda, non me lo potete inquadrare così, è entrata adesso Stefania, così vede cosa succede il giovedì, noi siamo tutti giovedì. Questo è un bellissimo portafrutta in marmo, vinto col 7,5, con la carta alta e più bassa, col pericoloso, sono tutti i premi, però mi dispiace, tu dovevi dire gioca con noi, sarà per la prossima settimana, per giovedì, va bene? Ciao, ti saluto. Bene, e ricordiamo anche questo sponsor, te lo faccio dire a te. Io chiedo alla regia se siamo in chiusura, se aspettiamo la telefonata, se posso dire qualcosa della Cristina Bertuccelli. Datemi un tempo voi. Ringraziamo la frutta in marmo di Berti Roberto. Che non è altro che questo. Ok, facciamo una cosa, vai, prendi posizione, poi chiuderemo sicuramente con il vestito. Ti diciamo qualcosa su Cristina Bertuccelli, ti faccio prendere la posizione. Io intanto saluto di qua, ecco. Rifacciamo vedere delicatamente quanti sono i fiori di questo bellissimo vestito che ha indossato una Miss Italia. Lo facciamo vedere, adesso il camera me lo farà vedere piano piano, ok? Intanto io aspetto ancora una telefonata, non dite pronto, ma... Chi è? Gioca con noi. Oh, come ti chiami? Irene. Irene. Solo di qua, Irene, solo di qua. Irene, allora, lo sapete, dovete dire gioca con noi, sei stata bravissima e vinci il premio, va bene? Grazie, sì. Allora, niente, sì, quello, facciamo quello. Hai Irene. Vinto il trattamento a viso con macchinario all'ossigeno. Grazie. Sei contenta? Sì, molto. Oh, intanto ringraziamo ancora chi offre questo. Sì, ringraziamo Baia del Sole, Centro Estetico e Solarium. Io ti invito ad andarci con questo buono e poi la prossima settimana quando verrai ci telefonerai e dirai come ti hanno trattato, com'è il centro, se ti sei trovata bene, per dare modo anche alla gente che è a casa per andare a vedere questo centro, va bene? Sicuramente. Ok, ciao. Grazie. Buona ciao. Serata. Va bene, allora siamo qua. La chiudiamo, andiamo avanti, ditemi voi ancora qualche telefonata. No, è arrivato il tutù. Bene, io direi allora a questo punto qui, se dalla regia mi dicono che possiamo chiudere. Salutiamo, salutiamo, vieni Rebecca, salutiamo, salutiamo a casa, salutiamo di là. Allora, un grosso saluto da Antonio e Rebecca. Da Rebecca, di qua Rebecca, Rebecca di qua. Diamo appuntamento, abbassati, sì. Diamo appuntamento a giovedì prossimo, saluta Giovanni Fialdini. Saluto Giovanni Fialdini, saluta però Riccardo. Giovedì non ci sono, perché sono a Napoli e quindi... Va bene, ci salutiamo, ci vediamo giovedì, alla prossima, ciao! Ora vieni, gioca qui con noi, con Anton Pippo ti divertirai se vuoi, con le bolle, i numeri di magia, con Anton Pippo ti divertirai se vuoi. Gioca con noi, tanta musica nel corpo e poi, sorridi con noi, alza le braccia verso il cielo blu. Ora vieni, gioca qui con noi, con Anton Pippo ti divertirai se vuoi, con le bolle, i numeri di magia, con Anton Pippo scegli la tua fantasia, puoi ballare e fare tutto quello.